Ciao, sono Margherita, ti do il benvenuto in questo nuovo video che sarà un po' particolare. Ci sono due cose che mi spaventano a morte. La prima è il ritorno dei jeans skinny che non metto da lontano 2018, quindi ho dovuto riesumarli dall'armadio. E secondo, quella che è la TBR, la To Be Read, acronimo, quindi la lista dei libri che dobbiamo leggere o che non abbiamo ancora letto. Che ovviamente è chilometrica, è chilometrica, è chilometrica, è chilometrica. In realtà, se proprio dobbiamo fare una distinzione, la TBR rappresenta proprio la lista dei libri che vorremmo leggere e che non abbiamo ancora letto. Io utilizzo questo termine anche per comprendere i libri che ho in libreria e che ancora non ho letto. E oggi andremo a vedere insieme quali e soprattutto quanti sono questi libri. Prima di girare questo video ho fatto una stima e secondo me dovremmo girarci attorno a una trentina. Perché a colpo d'occhio in libreria ci sono più libri letti che libri non letti e questa cosa mi rincuora. Ho paura che nel momento in cui inizierò a quantificare, a vedere quanti libri non ho ancora letto in libreria, mi inizierà a salire un po' l'ansia. Però poi penso, vabbè, ma alla fine i libri non scadono, quindi cioè, che fretta c'è di leggerli? Se magari vedo un libro che mi piace, lo compro, rimane lì. Ci sono poi dei momenti in cui i libri ti chiamano. È capitato con un sacco di libri di averli tantissimo tempo in libreria, di prenderli dal nulla senza un motivo apparente e di adorarli e divorarli in pochi giorni. Prima di entrare nel vivo, però, ti ricordo di lasciare un like di supporto e di iscriverti al canale per non perderti nessuno dei miei video. Allora, io direi di ragionare a settori, in particolare a cominciare da quello che sta su in alto e che non vedete. Aspettate, vediamo, così vedete anche un po' dietro le quinte. Adesso sposto un po' il cavalletto. Eccolo qua. Ok. Allora, qui già vedo a colpo d'occhio una maggioranza di libri che non ho letto. Se vi state chiedendo quanto sia alta la libreria, sarà 2,5 metri, forse, sono 1,82 m e più o meno arrivo qua. Però per prendere questi libri ci avvaliamo dell'uso di uno sgabello, perché altrimenti la vedo male. Sgabellino alla mano, spero di non ammazzarmi e rompermi l'osso del collo. Allora. Ok, eccoci qua. Allora, iniziamo subito. Cercherò di prendere tipo, non so, tre libri alla volta, senza che devo fare le scale su e giù come stessi facendo una lezione di aerobica. Allora, qui già ne vedo tanti di non letti. Diciamo che sono più quelli non letti che quelli letti in questa sezione. Che in realtà non so perché ho messo qua sopra, perché qua sotto, nell'ultimo ripiano, che poi dopo vedrete, poi magari fatemi sapere nei commenti se volete proprio un bookshelf tour con tutti i libri che ho qua dentro. Dicevo, nell'ultimo ripiano ci sono libri che vorrei vendere, libri di cui vorrei disfarmi, libri vecchi che non mi piace tenere in libreria, che magari vanno conservati. E quindi l'obiettivo è a mano fare un ricambio per cui tutta la libreria sono solo libri belli, libri miei, eccetera. In teoria ho destinato questa parte qui sopra ai libri di mio padre, ma ancora non sono pervenuti perché lui legge anche molto in ebook, a differenza mia. E quindi vabbè, vediamo un attimo. Ok, cercherò anche di dire magari due paroline, non tanto su di cosa tratti il libro, ma sul perché non l'ho letto, cioè perché sta ancora là e non sta nella pila dei libri letti, ma va bene. Per esempio, un libro che non ho letto è La spedizione d'Oekru, che è una sorta di, non so, non è una graphic novel, è un romanzo per ragazzi di cui non so neanche di cosa tratti in realtà, che al suo interno ha anche delle illustrazioni. La carta al tatto è veramente molto bella, ma appunto forse il fatto che sia un libro per ragazzi non è che mi abbia convinto più di tanto, non so neanche perché io abbia questo libro in libreria onestamente. Edito l'Ippocampo, quindi penso di averlo comprato andando in qualche fiera, in qualche forse al Più Libri Più Liberi, non lo so, non mi ricordo. Però ecco, diciamo che a me piace rileggere i libri per ragazzi da adulta, perché secondo me te li godi anche di più perché riesci comunque a goderti la storia, appunto, le avventure dei ragazzi, però comunque li guardi con un occhio adulto. E secondo me è bello proprio capire il processo di scrittura che c'è dietro. Vi chiedo già scusa per la luce terribile, ma qui è tutto coperto. In teoria oggi è dal diluvio universale, tanto per cambiare qui a Roma, ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Quindi non ho idea del perché non l'abbia ancora letto. Poi abbiamo Il condominio di Gallard. Questo l'avrei dovuto leggere con un mio amico con il quale avevo fatto un gruppo di lettura 2 solo per le distopie, ma alla fine avevo talmente tante cose da fare in quel periodo, perché mi sembra fosse febbraio, comunque piena sessione, che la cosa è andata a morire lì e non l'ho mai letto. Però conto di farlo perché, oddio, mi piacciono molto le distopie, c'è cioè un genere che mi piace. Poi abbiamo Le delizie della signorina Ashikawa, un libro molto breve che non ho ancora letto perché me lo voglio conservare per una challenge di lettura. Quindi lo leggerò quando sarà il momento. E poi abbiamo Fisica della malinconia di Giorgi Gospodino. Questo in realtà avrei voluto leggerlo, ma mi ero dimenticata di averlo in libreria. Cioè, io adesso che l'ho visto dico: ah, ma io questo l'ho preso l'anno scorso a Più Libri Più Liberi. Siamo a metà ottobre e vorrei cercare di leggerlo prima del prossimo Più Libri Più Liberi, perché poi ovviamente al prossimo si prenderanno altri libri, perché che fai, te ne privi? E no, che non te ne privi.
e quindi devo un attimo correre ai ripari. Andiamo a rimettere a posto questi libri. Ah, tra l'altro, sono super proud dei miei camperos. Ah, oddio, oddio, mi ho preso un crampo all'anca per fare questa mossa, raga. Che brutto quando hai 26 anni e ti accorgi di essere più verso i 30 che verso i 20, cioè è una cosa che non auguro a nessuno. Allora, poi abbiamo tre libri non letti. Il secondo sesso di Simone de Beauvoir, che in realtà avevo iniziato a leggere ma che ho abbandonato perché anche qui non avevo tempo di starci dietro. Però c'è ancora Segnalibro, ho letto un centinaio di pagine. Ricordo che mi piaceva tantissimo, ma è un libro veramente impegnativo. Cioè, questo è uno di quei libri per cui ti leggi una o due pagine al giorno e te lo porti avanti per un anno, secondo me. Ma attualmente non ho la testa, sono sincera. E poi ho questi tre libri che sono gli ultimi tre della saga di Nina, la bambina della sesta luna, che io da bambina ho adorato, di cui ho seguito lo sviluppo mano a mano. Tuttavia, non ero a conoscenza del fatto che ci fossero sette libri, ero convinta fossimo fermi a quattro. Tant'è che quando Giunti mi ha contattata per appunto promuoverne la nuova ristampa, io sono stata super contenta perché è. Cioè, la saga di Nina è uno dei motivi per cui sono diventata una lettrice, sostanzialmente. Io adoravo le sue storie, vi giuro. Avevo imparato, tra l'altro, tutto l'alfabeto delle rune e alle elementari mi mandavo messaggi segreti con le mie amiche, con questo. No, vabbè, raga, cioè, livelli proprio di follia. Questo sicuramente lo rileggerò, magari ci farò un reading vlog per vedere che emozioni mi suscita adesso che sono grande. Adesso comunque sono passati 20 anni rispetto a quando l'ho letto per la prima volta, quindi non vedo l'ora. Allora, adesso lo sgabellino non dovrebbe servire più perché ci siamo avvicinati al secondo ripiano, che come potete vedere è dominato in gran parte dai miei titoli fazzi. E qui invece abbiamo gli Einaudi, che poi in realtà io questo ripiano vorrei scambiarlo con questo perché a colpo d'occhio mi piace di più che i colori si vedano un po' più al centro della libreria rispetto a sopra, però vediamo. Vi anticipo già che io cioè, mi piace tenerli ordinati per casa editrice, per collane, perché esteticamente mi piace di più rispetto a non so, ordinarli per colore perché comunque spesso e volentieri le coste sono molto disomogenee, o ordinarli, non so, per genere. A me piace avere tutti quanti i libri simili vicini. Quindi iniziamo col reparto fantasy, però non penso di tirarveli fuori, quindi adesso facciamo una bella cosa. Vediamo un po' cosa ne tagliamo. Ok, così almeno siamo più tranquilli. Allora, no, altrimenti questa pila mi cade in testa solo per motivi di praticità. Abbiamo Il ladro lingua nera, che non ho letto, è un fantasy, ma perché i fantasy mi devono chiamare quando li leggo. Le 250 serie TV da non perdere. Questo più che altro lo leggo quando magari non so se ho voglia di una serie TV, una sorta di guida in cui ti spiega un po' le caratteristiche delle 250 serie TV più belle uscite negli ultimi anni. L'Immortale, questo è un fantasy ambientato nella Russia zarista, quindi me lo sto conservando per il periodo invernale. Il Carosello delle Curiosità, in teoria potrei leggerlo per la Spooky Season, quindi magari questo finisce dritto dritto nella TBR di novembre. Poi abbiamo Rebirth e Redemptor, che è una sorta di fantasy però combinato con la mitologia e il folklore africano. Di cui ho sentito parlare benissimo, però anche qui non mi ha mai chiamato, quindi per ora aspetta qui. E poi basta, possiamo mettere la camera normale. Altri libri che non ho letto sono, oddio raga, adesso io sono sicura che questa pila mi crolla in testa, palese. Questa mi crolla totalmente. Aiuto. No, raga, non avrei dovuto fare questa cosa. Allora, dicevo, altri libri che non ho letto sono Lyrael e Abhorsen, che sono il secondo e il terzo libro della saga di Sabriel. Io ho letto il primo libro che non mi ha entusiasmato, però nel frattempo mi erano già arrivati gli altri due. Non so se li leggerò perché comunque per quanto Sabriel sia uno di quei fantasy un po' di nicchia che però hanno contribuito a plasmare il genere, non mi ha entusiasmato in realtà, non mi ha preso la storia, non riuscivo a seguirlo, non mi è piaciuto. Quindi sto valutando se dargli una possibilità e magari fare una rilettura oppure se, non so, scambiare la saga in blocco. Adesso vedo un attimo chi aria tira. Poi, sempre per la questione saghe, abbiamo la saga di Legendborn e Bloodmarte. Anche di questi ne ho sentito parlare super bene, cioè in realtà non, mi sembra di non aver mai sentito un parere negativo su questi due libri, il che, devo dire, mi incuriosisce parecchio. Però anche qui, cioè io col fantasy ho proprio bisogno di richiamo, perché per me il fantasy è evasione. Infatti, se mi seguite sapete comunque, spesso e volentieri, a parte il fatto che sono una lettrice onnivora, il fantasy lo tengo più per periodi in cui magari sono un po' più piena
di cose da fare o magari nei periodi di sessione, quindi ho bisogno proprio di staccare il cervello. O spesso e volentieri me li tengo come letture comfort, quindi quando capita quella volta l'anno, quella settimana l'anno in cui sto a letto con l'influenza, io mi divoro i fantasy perché mi aiutano proprio ad evadere. Quindi non so, i fantasy nella mia libreria sono un po' come l'aspirina, cioè li prendi al bisogno, ok? Poi abbiamo Divini Rivali, che però, come vedete, ho letto, e Spietate Promesse, che ancora non ho letto perché Divini Rivali non mi ha entusiasmato. Fatemi sapere nei commenti se Spietate Promesse merita. Non che io sia chissà quanto curiosa di vedere la storia effettivamente come finisce, dove va a parare, però, boh, non lo so. Cioè, alla fine i due protagonisti non cioè, erano carini come coppia, quindi, boh. Poi abbiamo L'Unità, che dovrebbe essere un distopico che vi dovrebbe piacere se avete letto il racconto dell'Ancella, perché dovrebbe essere su quella vibe lì. Anche questo però me lo sto riservando per un contenuto sui distopici che voglio fare, ma ancora non so quando, però comunque il programma di leggerlo c'è. Poi abbiamo L'amore è un fiume, che io in realtà volevo già leggere a settembre, ma qualcosa ovviamente è andato storto, perché poi in realtà sono tutti libri molto brevi. Ultimamente ho voglia di mattoni, quindi anche qui, cioè, avete visto, sto leggendo It, me lo sto portando avanti immediatamente da 20 giorni, e purtroppo è talmente tanto immersivo che faccio veramente fatica a leggere altro, quindi questo aspetta. E allo stesso modo anche A Petricchio, questo in realtà vorrei leggerlo d'estate perché racconta un po' la storia di questo paesino in Sicilia che viene riscoperto da dei ragazzi che vivono all'estero, quindi mi dà un po' le vibe estive, non so perché, forse sbaglio, ma mi dà le vibe estive. Poi abbiamo Schiavi della solitudine, anche questo per il periodo invernale, perché dovrebbe essere un classico a quanto ho capito, ed è ambientato in Inghilterra nel 1943, quindi sulla soglia della fine della Seconda Guerra Mondiale. È un romanzo a tratti un po' malinconico, molto solitario, perché appunto dal titolo Schiavi della solitudine, e quindi me lo sto lasciando per quei giorni in cui ci sono quelle vibe lì, cioè attualmente ho solo voglia di spooky season. Poi abbiamo Morte d'Urban, che mi sto segnando per nei momenti in cui ho il blocco del lettore, perché dovrebbe essere un libro super divertente su questo prete che però decide a un certo punto di mollare tutto perché poco consono ai comportamenti di chiesa e di rifarsi una vita. Quindi anche questo, come l'aspirina, ci si legge quando si ha bisogno. Le streghe di Manningtree sicuramente lo leggerò entro Natale, perché appunto siamo ottobre, pieno Halloween, ma anche subito dopo spooky season totale, quindi questo verrà letto a breve, segnatevelo. Guerra d'infanzia e Spagna viene descritto come una sorta di amica geniale, ma ambientato appunto a Madrid, mi sembra. E quindi io, per apprezzare meglio il paragone, vorrei leggere prima la saga dell'amica geniale, tant'è che io non ho mai neanche visto serie TV appunto per questo motivo. Non so, magari potremmo farci su un gruppo di lettura o potrei farci un reading vlog, non lo so, raga, non ne ho idea, so solo che ci sono troppi libri belli da leggere e io ho troppo poco tempo. Mia madre aveva una 500 gialla, questo lo leggerò sicuramente entro quest'anno perché voglio leggerlo per la challenge di Pop Sugar, per cui mi serve da leggere un libro il cui titolo abbia una frase completa, e quindi eccolo qua. Poi abbiamo La malizia del vischio, che ve lo dico a fare, questo periodo natalizio pieno, questo sicuramente a dicembre ce lo spariamo. L'Emporio del cielo e della terra, questa è un'uscita abbastanza recente per Casa Fazzi, e questo, siccome mi dà l'idea di essere un comfort book, appunto lo sto conservando per i momenti in cui ho bisogno di conforto, quindi per i momenti in cui sono esaurita banalmente. Siamo un paese di esauriti, 85% degli italiani sono sotto stress. E infine abbiamo Paese infinito di Patricia Engel, un romanzo ambientato in Colombia che non ho ancora letto perché in teoria sto aspettando che lo legga mia madre, che non è una lettrice, però ha detto no, il libro sulla Colombia, perché mia madre è colombiana, però ovviamente è ancora intonso in libreria, quindi è capace che lo comincio a leggere, cioè che lo leggerò molto prima io rispetto a quanto non faccia lei, ma va bene lo stesso. Cambiamo settore, arriviamo finalmente in casa Einaudi. Di libri che non ho letto, in realtà ce ne sono due, che sono, allora, sono American Psycho e A volte ritorno, due libri che ho preso con la promo Einaudi, quindi li ho presi questa primavera. American Psycho in realtà l'avevo iniziato a leggere, ma non mi prende, non so se sia perché non era il momento giusto, perché Ellis non è l'autore che fa per me. Ripeto, io con la letteratura americana faccio veramente fatica, è un tipo di scrittura, per quel che riguarda anche le tematiche, che proprio non è nelle mie corde. Però non so, è un cult, quindi vorrei provare a leggerlo. Non so se a questo punto provare a vedere prima il film e poi a leggere il libro. Fatemi sapere magari se l'avete letto o visto il film, eccetera, perché sono sinceramente dispiaciuta di averlo abbandonato. E questo, A volte ritorno, anche questo lo sto conservando nei momenti di blocco del lettore, perché si promette di essere un libro super divertente, quindi me lo sto conservando per
L'occorrenza. Allora, da qui cominciano in realtà i Mondadori e di questi non ho letto. 1984, Shame on Me, lo so, questo sicuramente lo leggerò entro Natale perché mi vergogno di non averlo mai letto. Ho letto qualche stralcio quando ero al liceo in inglese, però l'opera nella sua integrità mai letta. Aiuto Poirot, anche questo me lo sto conservando per i momenti di blocco del lettore o per quei momenti in cui non ho idea di cosa leggere, perché comunque i romanzi di Christie mi aiutano molto in questo, sono molto leggeri, molto fruibili e mi diverto a cercare di capire chi sia il colpevole. Poi palesemente non lo prendo, cioè palesemente mi faccio mille viaggi mentali, parto per la tangente e non ci azzecco, però comunque li trovo molto godibili, molto di intrattenimento. Poi allora, sono letto, ok, iniziamo a spostarci in casa HarperCollins. E di questi devo leggere Butter, e anche questo lo sto conservando per una categoria di video specifica che devo fare. Però anche di questo ne ho sentito parlare veramente molto bene, quindi sono curiosa. Storia di una libraia di Tokyo, anche questo un comfort book che sto conservando. Questo è uno di quei libri che parlano di libri, quindi il richiamo è fortissimo. Però non so, io a volte quando devo capire che libro leggere, spesso e volentieri o vado nello specifico a prendere un libro perché magari mi è venuto in mente. Oppure capita di guardare la libreria, fare un attimo una valutazione, spesso e volentieri lascio scegliere a voi tramite sondaggio su Instagram e se non mi seguite vi consiglio di farlo sull'altro social perché sono molto attiva nelle storie, quindi quotidianamente faccio vedere un po' quello che faccio, le letture, eccetera. Oppure ancora, come accadrà nei prossimi giorni, andrò in libreria e sceglierò un libro totalmente a caso, solo per la copertina, solo perché magari mi ispirava il titolo, perché magari me l'ha consigliato appunto il mio libraio di fiducia che è Andrea e che saluto. Quindi non so, dipende. Dipende da come ci gira. Poi allora questi li abbiamo letti, sì. Questi qui pure li abbiamo letti, ok, arriviamo in casa Feltrinelli qua giù. Dicevo, arriviamo in casa Feltrinelli e di questi non ho letto. La signora Dalloway di Virginia Woolf. Anche questo perché ultimamente non sto leggendo classici e mi dispiace perché il mio profilo, e chi mi segue dall'inizio lo sa, è nato per la passione per i classici. Tant'è che io nella bio avevo tipo una roba studio molecole e fagocito classici, una roba del genere, perché erano un po' il mio genere di conforto. Poi andando avanti negli anni ho cercato un po' di spaziare e non leggo un classico praticamente dall'anno scorso. Quindi quest'anno sicuramente entro dicembre uno me lo sparo. Non ho solo questo in libreria, ho anche sempre edito Feltrinelli da leggere, Una stanza tutta per sé, che sta qua, che non tiro fuori, e Vent'anni dopo, che è il sequel dei Tre Moschettieri, e che appunto voglio leggere perché, vabbè, io amo i Tre Moschettieri, cioè se appunto mi avete seguito un minimo il Conte di Montecristo, i Tre Moschettieri, Robin Hood, c'è cioè Alexandre Dumas, mio padre, mia madre, il mio intero albero genealogico, sostanzialmente, amo, uno dei miei autori preferiti di sempre. Poi arriva questa sezione della libreria, aspettate, sistemiamo un po'. Cavalletto, ok? Che non dico quella di cui vado più fiera, però è una parte della libreria che mi piace esteticamente molto, perché essendo così ampio ho voluto dargli più respiro organizzando i libri in pile. Ma tanto vi dico già che quando girerò il Bookshelf Tour questa libreria avrà un aspetto completamente diverso, perché mi è un po' stufato questo ordine, voglio un po' cambiare. E qui abbiamo allora Morte di una libraia, che dovrebbe essere un thriller psicologico, e che appunto voglio leggere per la Spooky Season. In realtà me l'ero conservato per un reading vlog, poi qualcosa nel mentre è andato storto, quindi non so se quel reading vlog vedrà mai la luce su questo canale, vedremo. Cemetery Boys, questo in realtà l'ho iniziato ad ascoltare in audiolibro, ma vedremo. E poi basta, The High Mountain Court, che dovrebbe essere il primo di un fantasy, questo è di HarperCollins, perché sta qui non lo so, forse perché è più grande, perché qui ho messo i libri un po' più grossi, però non sono sicura che verrà pubblicato il sequel, quindi voglio aspettare che ci sia la certezza di poter avere gli altri libri, prima magari di leggerlo e poi dovermi finire la saga in inglese, non è che ci abbia tanta voglia. In questa sezione invece mi manca da leggere Il Signore degli Enigmi, che appunto non tiro fuori altrimenti questa pila mi crolla, che è una trilogia, un fantasy che è stato scritto negli anni 50 e che è una sorta di Signore degli Anelli, anche qui ci sono un sacco di cose, che vi dico la verità, mi è stato inviato totalmente a caso, random, da Mondadori, senza un biglietto, senza niente, quindi io dico, boh, che ci devo fare con questo libro? E lo leggerò prima o poi, sì, perché comunque è una saga fantasy che sta lì, anche se i draghi in realtà sono molto scomodi da leggere, cioè i draghi sono belli appunto così da collezionare in esposizione, quindi può essere anche che magari mi prenda i primi libri in ebook per una questione proprio di comodità, ma adesso vedremo. Poi tra questi qui invece, Tra questi qui, quello l'unico che non ho letto è Madame
Bovary, che mi è stato inviato da Giunti quando hanno fatto le nuove grafiche dei classici. Mi sembra di averlo letto al liceo, se non ricordo male. Boh, forse ho letto qualche stralcio, magari l'ho letto e poi l'ho abbandonato. Non sono uno di quei libri obbligatori che dovevi leggere per l'estate. E che io di solito leggevo, ok, ci tengo a specificare perché a me piaceva molto leggere. Cioè, ero l'unica che leggeva i libri che venivano assegnati durante le vacanze, però Madame Bovary proprio non gliel'ho fatta. Però vabbè, ero anche 10 anni più giovane, quindi magari adesso con una maturità diversa mi potrebbe anche piacere. Stiamo a vedere. Di qua invece ho letto tutto quello che si poteva leggere. Poi abbiamo quest'ultimo ripiano. A questo punto io utilizzo lo sgabello per sedermi perché insomma le ginocchia iniziano un pochino a cigolare se sto troppo il tempo accucciata. E qui da leggere abbiamo allora sicuramente Caraval che l'ho preso triftato su Vinted. Anche questo penso di leggerlo a breve. Perché secondo me per la spooky season c'è cioè questo circo inquietante, potrebbe fare al caso mio. Però il problema è che poi se la saga mi piace dovrò spararmi tutti gli altri libri, quindi non lo so, non lo so, ci devo pensare, ci devo pensare. Poi abbiamo anche Manuale di caccia e pesca per ragazze, questo pure l'ho preso l'anno scorso a più libri, Shame on me che ancora non l'ho finito. Questo è uno di quei libri che dico sempre, a questo mese lo prendo e lo leggo. Io non lo leggo mai, cioè è quasi un anno che sta qua e non lo leggo mai. Quindi penso che debba semplicemente, come per tanti altri libri che vi ho fatto vedere, arrivare il suo momento. Poi, che altro abbiamo? Anche questo, Mani nella terra, che dovrebbe essere un western. Io non so perché si trovi in libreria, sono sincera, cioè a volte trovo dei libri che dico, boh, ma io dove l'ho preso questo? Non chiedetemi perché. Poi abbiamo Il vaso di Pandora di Natalie Haynes, che ho intenzione di leggere per un video che sto facendo, visto che mi sono chiusa con la mitologia greca e retelling in generale. Questo dovrebbe essere un saggio, quindi vediamo. Poi di qua che altro abbiamo? Ah sì, poi abbiamo La Ciociara di Alberto Moravia, anche questo è uno di quei classici che voglio leggere entro la fine dell'anno, ce la farò? Chissà, si accettano scommesse, se volete sentitevi liberi di scommettere con i vostri amici ragazzi, io non mi offendo. Poi che altro abbiamo? Lost at Present, che è il secondo libro della saga di Non ti scordar di me, di Kerstin Gear, autrice che io amo perché ha scritto la trilogia delle gemme, che è quel capolavoro di paranormal romance. E il primo libro è Le sorprese del buio. Ora, io non so cosa sia successo in casa editrice, però non lo so. A parte che mi dà fastidio il fatto che nei paranormal romance, nei fantasy, ci siano sempre queste ragazze con uno sfondo cupo. Ma perché? Perché? Cioè, le copertine originali, se voi vedete, adesso cerco di metterla da qualche parte. Sono così belle perché, cioè, questo libro non è appealing. Cioè, lo guardo e dico, ah, vabbè, è il solito tipo il gioco dell'angelo caduto, il bacio dell'angelo, quella saga lì. Che ce ne sono uguali a bizzeffe. Cioè, perché questo libro ha del potenziale? E appunto vorrei farvi notare la coerenza delle due copertine. Cioè, anche il fatto che questa sia inflessibile, questa è rigida, quindi non lo so, cioè, questa cosa mi ha dato fastidio. Leggerò il sequel. Boh, staremo a vedere anche qui in base a come mi gira. Però, se vi ripeto, secondo me è un peccato perché adesso c'è cioè, esteticamente in libreria, non li posso guardare, motivo per cui infatti stanno nel ripiano basso. Poi, qui invece abbiamo la sezione Adelphi e abbiamo Il filo del rasoio di Moog, o comunque non so come si pronunci questo autore perché so che è una pronuncia tipo improbabilissima. E questo mi sembra un romanzo impegnativo, quindi lo sto tenendo per momenti un po' così. Poi abbiamo La variante di Lüneburg. Che voglio leggere perché serve per la challenge di Pop Sugar, perché devo leggere un libro la cui storia è ambientata in 24 ore e si va e si dia il caso che sia proprio questo, uno di questi libri. E poi basta, in realtà abbiamo quasi finito, non pensavo. Che altro abbiamo di qua? Abbiamo. Ah, Amnesia Moon, che è un fantascienza distopico, anche questo preso al più libri, e che quindi devo leggere entro dicembre necessariamente, ma vedremo quando. Poi abbiamo anche addirittura due libri in inglese. Attenzione, che plot twist! Che sono? Questi li ho presi usati da bancarelle che stanno fuori dalla Sapienza, fuori dalla città universitaria, dalla parte di Via dell'Hollis, per dire. Tra l'altro dovrebbe essere anche usato questo perché c'è anche questo segnalibro improbabile con delle pecore, ma va bene. E appunto il primo è The Life of Charlotte Bronte, quindi una biografia di Charlotte Bronte in inglese. E l'altro invece, Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo. Li leggerò mai questi? Non lo so. Sono libri molto belli? Ovvio che sì. Quindi anche solo per una questione estetica è giusto che siano in libreria. E poi raga, mi sembra basta. Cioè, dovremmo essere giunti faticosamente al termine di questo nostro viaggio. Sì, perché qua sotto sono tutti quanti libri che è meglio che non vi faccio vedere. Quindi adesso riconto velocemente i libri che vi ho fatto vedere e vediamo se mi ero avvicinata alle previsioni. Secondo voi sono più di 30 o meno di 30? Rullo di tamburi. 3 hours later. Abbiamo la risposta. Rullo di tamburi sono 56. Ho 56 libri non letti in libreria, che
che considerando sulla totalità, devo dire, pensavo peggio. Cioè non so in realtà quanti libri ho, magari li contiamo insieme quando facciamo il bookshelf tour, perché non ne ho idea. Poi tra l'altro considerate, ho anche tanti libri sparsi in giro per casa, in camera mia eccetera, quindi questi sono solo quelli che ho in libreria. Però devo dire sono soddisfatta, cioè se dovessi leggere solo questi libri e smaltire questa TBR ci metterei un anno, perché più o meno leggo 50 libri all'anno. Però, boh, non lo so, è così bello avere la libreria piena, quindi anche chi se ne frega. Bene spendori, io vi ringrazio per essere stati con me, per avermi fatto compagnia. Spero che questo video, che questo format vi sia piaciuto, magari lo potremo ripetere l'anno prossimo per vedere nel mentre come è cambiata la situa. Vi ricordo che nell'info box in descrizione trovate tutti i codici sconto attualmente attivi. Vi segnalo la promo di Storytel, per cui potete ottenere, se utilizzate il mio link, 30 giorni di prova gratuita per usufruire dell'ascolto di audiolibri. Segnalo anche la promo di HelloFresh, il servizio di box ricette, e con il mio codice sconto potete ottenere uno sconto sulla box, per cui pagate una porzione solamente 3,30€, che lasciatemi dire è un affare. Trovate anche i link ai miei canali social, al mio profilo Vinted, perché spesso e volentieri i libri che magari leggo e che non mi piacciono li carico lì, perché è giusto farli girare, ok? È giusto far girare le storie, soprattutto se a me non sono piaciute, magari c'è qualcuno a cui possono piacere molto di più. Io vi auguro tante buone letture, un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!